Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Simone, sono un istruttore di apnea e nei miei video vi parlo come sempre di mare. Nel video di oggi voglio darvi alcuni semplici e velocissimi consigli per permettervi di migliorare le vostre apnee in termini di qualità e in termini di durata e anche di profondità, perché no? La profondità e la durata sono delle cose che verranno spontaneamente se fate tutto nel modo giusto, nel modo corretto. Ricordo sempre che la sicurezza è al primo posto. Se non l'avete ancora visto, vi consiglio di andare a vedere il video in cui vi dico quali sono i 5 errori da evitare assolutamente quando si pratica l'apnea. Vi lascio il link qui sopra in descrizione. Magari alcune delle cose che sto per dire vi potranno sembrare ovvie, banali e scontate, ma ricordatevi che nell'apnea nulla è mai banale e scontato, perché nell'apnea sono i dettagli a fare la differenza. Ma non perdiamo tempo, iniziamo subito. Numero 1. Vuoi migliorare la tua apnea? Allenati facendo apnea. Ovvio, no? Il migliore allenamento per l'apnea è l'apnea stessa. Se avete molto tempo a disposizione, chiaramente potete allenarvi anche facendo altro. E dal punto di vista del condizionamento fisico, nuotando, correndo, andando in palestra, ci sono tanti aspetti che sono molto importanti da allenare per migliorare nell'apnea, come appunto la componente aerobica, ma non solo, la componente di elasticità muscolare, la componente respiratoria, la componente mentale. Ovviamente chi pratica apnea ad alti livelli non può trascurare nessuno di questi aspetti e deve allenarsi a 360 gradi. Ma se siamo in vacanza, in estate, e vogliamo migliorare velocemente le nostre apnee, il mio consiglio è quello di dedicare il più tempo possibile all'apnea stessa. Numero 2. Non avere fretta. Lascia che i progressi e i miglioramenti arrivino spontaneamente, gradualmente. Non avere fretta neanche all'interno della stessa, diciamo, sessione di allenamento, di apnea, di raggiungere subito nuove quote o di prolungare subito le tue apnee. Io personalmente sono un pochettino come un motore a diesel, ma questa cosa è soggettiva. Però parlando con molti amici, colleghi e allievi, ho riscontrato che anche per la maggior parte di loro vale la stessa cosa. Per cui magari non vi scoraggiate se quando andate in mare le prime 2, 3, 4 apnee vi sentite tra virgolette senza fiato. Continuate e vedrete che man mano vi verranno sempre meglio, sempre più facili, farete apnee sempre più lunghe o scenderete sempre un po' di più a parità di sensazioni. Quindi non abbiate fretta e date il tempo al vostro corpo di adattarsi all'apnea, alla pressione. 3. Respirate bene. Cercate di rilassarvi durante la respirazione. Non mi dilungherò, ho già fatto diversi video in cui spiego come respirare e soprattutto come non respirare, quindi in questo video qui vi dico soltanto: respirate bene, ricordatevi di non iperventilare, ma di fare una respirazione che vi possa permettere di rilassarvi. 4. Preparate bene i tuffi. Preparate bene le vostre apnee. Anche qui mi ricollego a prima: non abbiate fretta, in questo senso non abbiate fretta di fare tanti tuffi ravvicinati, ma date il tempo al vostro corpo di prepararsi adeguatamente se volete fare delle apnee migliori. Logicamente, più tempo dedicate alla preparazione del tuffo in superficie, respirando bene, cercando di rilassarvi sia mentalmente che muscolarmente, migliore sarà logicamente la qualità della vostra apnea. Quindi preparate bene ogni singolo tuffo. E ricordatevi che più aumenta la profondità alla quale scendete, e logicamente anche più dovrà aumentare il vostro tempo di recupero in superficie, che deve essere almeno il doppio rispetto al tempo di apnea, oltre certe quote almeno il triplo. E ancora andiamo avanti e continuiamo. Alimentatevi e idratatevi in modo corretto. È una cosa che spesso si sottovaluta. È ovvio che se la sera prima vi siete mangiati un bue, o se la mattina a colazione vi siete mangiati la caponata, la peperonata, e poi andate a mare, sicuramente le vostre apnee faranno schifo.
Non voglio entrare nel merito, sappiate darvi delle regole nei pasti che precedono le vostre apnee. Altra cosa importante, ho fatto un video sull'idratazione, vi lascio il link qui sopra in descrizione. Non dimenticate mai di idratarvi, quindi di bere nel modo corretto, perché quando si fa apnea e soprattutto pesca subacquea c'è spesso una tendenza a disidratarsi e spesso e volentieri senza che neanche ce ne rendiamo conto. Evitate anche di eccedere con l'assunzione di bevande eccitanti come caffè, tè, Coca-Cola, eccetera eccetera. Poi anche lì è soggettivo. Io praticamente se mi bevo un caffè c'ho la tachicardia e non dormo la notte, per cui immaginate se io dovessi fare apnea dopo aver preso il caffè. Ognuno poi si conosce e sa come gestirsi. Ed infine, ultimo consiglio, se davvero volete migliorare le vostre apnee, prima di fare apnea fate bene all'amore, perché fare all'amore fa bene, vi rilassa e vi farà migliorare la qualità delle vostre apnee. E comunque, qualora non dovesse migliorare la qualità delle vostre apnee, almeno avete fatto bene all'amore, o no? Ragazzi, io mi fermo qui, sono andato velocissimo, ho cercato di essere più conciso possibile per non annoiarvi e anche perché adesso io mi butto a mare. È che posso stare qui con voi. Spero che abbiate trovato utili questi consigli, metteteli in pratica e fatemi sapere se ne traete un qualche beneficio, ma sono sicuro di sì perché è quello che faccio io quotidianamente. Ovviamente, come al solito, se questo video ti è piaciuto io ti invito a lasciarmi un like e se non sei ancora iscritto iscriviti al canale. E se questo video ti è piaciuto e pensi che possa essere utile per qualche tuo amico che ancora non è iscritto al mio canale, mandaglielo e suggeriscigli di seguirmi. Se no che stiamo facendo? Va bene, detto questo, basta. Vi ho voluto bene, ma adesso, ciao, io vi butto.